Salve a tutti, sono Sandro Savoldelli e sono responsabile per l'Italia della scuola Kazenoryu Bugei Ogawa. Nel programma tecnico dei principianti, quelli che vengono definiti Kohai, c'è una tecnica fondamentale di Kenjutsu e per quel che riguarda questa materia è una delle tecniche più controverse, o quantomeno sono le più difficili, anche se sono tecniche fondamentali. Una delle tecniche fondamentali e che spesso risulta controversa per i principianti, per i Kohai, nella scuola è proprio la tecnica di Makogiri. Makogiri è una tecnica estremamente potente proprio perché è una tecnica molto compatta e che può essere tirata a una corta distanza, supportati da una grande stabilità del corpo, di un supporto di una base anatomicamente naturale, di un supporto lombare e addominale che possa sostenere la compattezza del busto ed è un'esecuzione con delle braccia molto forti e robuste che proprio perché in una corta distanza ci permettono un taglio molto profondo nell'avversario e capace di rompere addirittura le zone ossee come lo sterno o la parte costale. È un taglio che parte dalla sommità del capo, segue la linea mediana del cranio, attraverso la gola, attraverso lo sterno o la parte costale della linea mediana e indicativamente il taglio ferma poco sotto la zona dell'ombelico, una zona che è, diciamo, il centro energetico dell'avversario, quindi in Hara. È un taglio, dicevo, che viene portato spesso alla cortissima distanza, proprio perché la compattezza e l'esecuzione biomeccanica del colpo permettono un movimento molto naturale che da una posizione, per esempio, di Jodan no Kamae sopra la testa, consente un movimento naturale e biomeccanico del braccio che segue l'andamento frustato dell'articolazione. Quindi dalla spalla il movimento fa abbassare il gomito, fa avanzare l'avambraccio e il movimento del polso controllerà quello che è l'impugnatura della spada e di conseguenza anche la punta dell'arma. È un colpo, dicevo, che spesso viene portato in maniera molto controversa. Quello che è molto importante è proprio sostenere l'azione del taglio e del sostenimento della spada con una grande possibilità di una base molto solida, quindi una posizione di gambe che ci consenta sia l'equilibrio che l'espressione potente del taglio. Dalla posizione del tronco, che è in assoluta posizione con la schiena iperestesa e la testa allineata alla schiena, che consenta il supporto di un movimento delle braccia che possa essere adatto proprio perché collegato a uno schema corporeo stabile. Partendo, dicevamo, dal caricamento Jodan no Kamae, anche nei suburi si può seguire come anatomicamente il taglio possa essere adeguato all'azione. Proprio perché la biomeccanica del movimento delle braccia segue lo schema a scendere di spalla, gomito, polso, punta della spada e a salire punta della spada, polso, gomiti, spalla. Questo movimento naturale consente l'espressione di un taglio molto potente. Pur distendendo completamente le braccia, è un taglio relativamente distante da noi, per cui è preferibile utilizzare questo colpo in un combattimento dove la distanza tra me e l'avversario è ridotta. È più preferibile nel momento in cui la distanza sia più lontana, più lunga, che invece dell'esecuzione di una tecnica che abbiamo definito Makugiri, si possa preferire una tecnica che permetta di portare la punta della spada in maniera più lontana, in maniera più veloce possibile, che si chiama Kiri Oroshi. Kiri Oroshi consente già da sopra la testa di lanciare la punta della spada molto in avanti, distendendo quasi completamente le braccia nella prima fase dell'azione, e facendo scendere la spada e le braccia in maniera già distesa, andando a portare la punta della spada
addirittura sotto l'inguine o nella zona genitale dell'avversario. Questo consente immediatamente la velocità per portare la punta lontano da noi. Non consente però un'azione molto potente perché, proprio perché l'avversario è molto distante, non riusciamo a portare il peso del nostro corpo in questo punto così lontano.